Era una cosa, grande prestazione da parte dell'Ascoli. Un peccato non essere riuscito a vincere questa partita che avreste ampiamente meritato alla fine. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione oggi. Siamo un po' rammaricati per il risultato, però come ci diciamo tra di noi, quando non si può portare a casa, non si possono portare a casa i 3 punti, dobbiamo portare a casa almeno 1 punto. Quindi oggi siamo stati bravi a provare a vincerla fino alla fine, però siamo stati attenti a non prendere il gol della beffa. Mirko, complimenti per la prestazione di squadra. Era l'occasione per vincere finalmente contro una big di questo campionato, anche se poi il campionato, come ho detto, ci regala sempre sorprese. Ti pesa un po' il fatto, anche dopo questa ottima prestazione, di non aver ancora sconfitto una delle candidate alla vittoria di questo campionato? Ma assolutamente no, perché noi siamo sereni, siamo consapevoli della nostra forza. Oggi, come ho detto prima, abbiamo provato fino alla fine a ottenere il massimo contro una squadra che è stata costruita per ammazzare il campionato. Quindi noi, senza timore, senza nessuna paura, abbiamo provato a vincere la partita fino alla fine. Come ho detto, non ci siamo riusciti, però noi siamo consapevoli della nostra forza e cosa dobbiamo mettere ogni sabato e domenica in campo per ottenere il massimo. E penso che questa è la strada giusta e ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Mi hai un po' anticipato in quello che volevo chiederti, questa serie positiva che avete aperto, questa bella prestazione con una corazzata o quasi della Serie B, fa guadagnare autostima, credo, in questa squadra, in voi. Un conto è giocare la prossima partita con l'affanno del risultato, un conto è giocare invece sapendo di essere all'altezza di tutti. L'ha detto anche il mister Sottil prima, ce la giochiamo con tutti. Io credo che questa consapevolezza oggi si sia vista in particolar modo. Sei d'accordo? Sì, ma noi non abbiamo mai perso le certezze e quello che tra di noi sappiamo, cioè che siamo una squadra forte e che se la può giocare con tutti. Però noi dobbiamo mettere in campo ogni sabato la grinta e quella concentrazione che ci fa dare fastidio a tutte le squadre. Quindi quando noi mettiamo questi ingredienti in campo, penso che possiamo battere chiunque e giocarcela in qualsiasi campo. E noi siamo consapevoli che siamo una squadra fastidiosa per questo campionato, però dobbiamo dimostrarlo ogni partita. Mirko, questa per te è la terza stagione in bianconero. Siete, come diceva il collega, in serie positiva. Adesso vi aspettano 6 match importanti per chiudere il 2021. Senti e credi che quest'anno ci sia qualcosa di diverso rispetto alle passate stagioni per alzare l'asticella e puntare a qualcosa di grande? Ma sì, perché siamo partiti con un'ossatura già consolidata dall'anno scorso e quindi siamo partiti con un passo in avanti rispetto alle altre 2 stagioni forse. Quindi la squadra è forte, il mister ci conosce, sa quali tasti deve toccare quando le cose iniziano un po' a non andare bene. Quindi c'è quell'alchimia tra di noi anche nel gruppo che io che fortunatamente ho vinto qualche campionato, rivedo in questa squadra, però non voglio volare alto, questo non vuol dire che noi dobbiamo vincere il campionato, però dobbiamo continuare su questa strada, avere questa euforia durante la settimana, perché come ci diciamo tra di noi, vincere aiuta a vincere. Noi ci prendiamo questo punto, vediamo il bicchiere mezzo pieno e puntiamo a Reggio Calabria per ottenere anche lì il massimo. Reggio Calabria è appunto una partita durissima sia per la classifica ma soprattutto perché la Lentina ha perso 4-0 oggi, quindi sarà agguerrita. E forse quello che dicevi, appunto l'alchimia, questo spirito di gruppo ma anche la grinta saranno fondamentali. E inoltre ti faccio i complimenti perché ogni volta che subentri, anche se magari di meno, no? Che quando giochi di orale, dai sempre il massimo. Questo è lo spirito giusto che servirà forse a Reggio. Sì, intanto grazie per i complimenti, però credo che questo è il segreto della nostra squadra, che in particolare il mister ci ha trasmesso, perché ci fa sentire tutti importanti e, come ho sempre detto, non importa quanti minuti si gioca, ma come li si fa. Quindi
Io ogni volta che vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo e spero di farlo sempre bene. È normale che ci aspetti una partita difficile, come lo sono tutte, però penso che anche la regina sarà preoccupata di affrontare un Ascoli in questa condizione. Noi, come abbiamo sempre detto, ci dobbiamo preoccupare di noi, perché massimo rispetto della regina, perché è un'ottima squadra, però noi dobbiamo pensare a quello di buono che dobbiamo fare noi. Senti, Dionisio alla vigilia della partita ha detto: noi non abbiamo paura di nessuno, e in effetti l'abbiamo dimostrato. Però io, tornato al capitano, ti volevo fare la stessa domanda che ho fatto al mister. Cioè, ha fatto un gesto veramente eccezionale, facendo battere il calcio di rigore a Sabini. Dimostrazione che voi avete riaccolto questo ragazzo insieme a voi, che lo state portando ai suoi livelli, perché lo state aiutando. E quindi che ne pensi tu di questo gesto? E è un gesto che avreste fatto forse tutti, probabilmente, però il capitano è il capitano. Ma, non c'è bisogno di spiegazioni questo gesto, perché fa capire che rapporto c'è tra di noi nella squadra e nel gruppo. Oggi, se Federico tirava quel rigore, penso che andava in solitaria al primo posto nella classifica cannonieri, e quindi lui non ha pensato nemmeno minimamente a questo, e ha pensato a far sbloccare anche mentalmente Sabiri, che anche per lui è importante trovare il gol. Come ho detto prima, nel gruppo non c'è nessun tipo di attrito o conflitto tra di noi, anzi, chi non gioca cerca di dare qualche consiglio a chi gioca, e il contrario, perché ci si ritrova tutti in campo, quindi c'è bisogno di tutti in qualsiasi momento. Ora martedì purtroppo c'è Dario squalificato e ci sarà bisogno di qualcun altro. L'altro giorno è venuto a mancare Fabio per un infortunio, e quindi c'è sempre bisogno di tutti. Noi dobbiamo farci trovare pronti, perché così si riescono a fare degli ottimi campionati. Grazie. Grazie.